Welcome back da Max Black, siamo su Crash Bandicoot Warped. Nello scorso episodio veramente abbiamo fatto una tragedia per riuscire a vincere questa gara con i motorini, veramente una cosa assurda. Quindi io vi invito a mettere like, iscrivervi se non l'avete fatto e adesso andiamo avanti con il mondo 9, Tomb Time. Veramente la difficoltà di quel livello con i motorini è stata tremenda. Vi ricordo che il boss di questo mondo è Dingo Dile, veramente una rottura di scatole, ma vedremo quando poi ci arriveremo. Tomb Time, adesso siamo arrivati, quindi siamo nell'antico Egitto, vediamo come va. Da subito questo serpente lo sbattiamo via perché non ci interessa, non vedo l'ora di avere la corsa veramente. Ma signori, io quello che vi posso dare un consiglio in questo gioco è praticamente prima prendete tutti i poteri e poi cervellatevi per prendere comunque le varie casse, i vari gioielli segreti, perché con i poteri poi diventa tutto di una facilità spaventosa, quindi non conviene proprio fare il sangue amaro per prendere casse e cose varie con senza poteri. Quindi vedremo adesso poi quando arriverà il nostro momento dei poteri. Ecco il primo checkpoint, bellissimo questo livello rifatto, è venuto perfettamente. Qui dovete camminare, ricordo bene, solo sulla parte dove c'è la scritta, e già qui abbiamo il bonus, via. Per salire su questi bonus ho notato in questa remastered veramente c'è una difficoltà perché, non lo so, sembra che non li prende. E ogni volta si rischia di cadere di sotto, ma comunque andiamo avanti. Ok, avevo paura di morire. No, questi qui io non li prendo, me ne sto fregando perché ripeto, poi più avanti ci saranno dei potenziamenti che ci permetteranno veramente di prenderli con una facilità spaventosa. Questa è una fregatura, ma 3, 2, 1, vai, esplodi. Quindi io dico, quando avrò i poteri vedrete, perché comunque qui mi sembra che si prende il doppio salto con Dingo Dile. Vediamo poi quando arriverà il momento, sarà credo fra un paio di livelli, ci sarà il boss. Ho preso intanto un'altra vita che non disdegniamo, però io ricordavo di avere una maschera, invece no. Ok, attiviamo. Allora, rispetto, attenzione a queste scimmie tremende. Mamma mia come l'ho evitata con la scivolata, signori. Ok, attenzione a questo tizio tremendo. Muori. Ah, meno male, una maschera. Allora lì attenzione perché c'è la trappola questa qua che non ricordo sinceramente. Sì, si può sorpassare passando così, però non ricordo se ti colpiva quando eri sopra, sotto la luce, sicuramente. Attenzione. Qui cerchiamo di beccare il tempismo giusto. Altro checkpoint. Allora, da quella parte si ci arriva solo col doppio salto, ve lo dico prima. Quindi non provate a saltare perché cadete di sotto. Va bene. Qui c'è questa tremenda pece. Oh, mio Dio. Qui proprio ho fatto una boiata, signori, spettacolare. Non mi ricordavo che usciva la cosa per passare. Come si chiama? Quella specie di... Ok. Ma qui secondo me la posso lasciare anche aperta così. No! Ma che cavolo ho fatto? Cioè, proprio tutto fuori tempo. Ok, ce l'abbiamo fatta, mamma mia. Cioè, per questa stupidata. Op. Ok, una stupidata incredibile era sta cosa. Non mi riuscivo a organizzare per riuscire a passare dall'altro lato. Pazzesco. Attenzione qui. Qui com'era qui il discorso? Mi spara più da qua? No. Ok, prendiamo la vita, perché siamo morti ben due volte, siamo morti con quella cavolata lì. Ok, passiamo, vi ricordo che questa mossa per strisciare si fa col cerchio. L'altra volta un ragazzo mi chiedeva nei commenti come si facevano le cose, quindi a volte ve le dico. Col cerchio vi abbassate per strisciare. Bella sta inquadratura che non si vede niente nemmeno quando arrivano. Bravo. Oh! Vabbè.
Sicuramente il doppio salto. Ovviamente. Il doppio salto ci aiuterà qui sicuramente prossimamente. Ok, siamo arrivati al gioiello, meno male. Attiviamo tutto, vedo già la fine. E questo è un buon segno. Allora, Max. Questa parte non è difficile, tranquillo. Ok. Molta tranquillità, molto easy. Naturalmente mancano le casse del passaggio segreto. E abbiamo finito questo livello. E ce ne torniamo a casa. Mi raccomando ragazzi con i like, vedo che anche Crash vi sta piacendo un bel po', quindi sono contento che comunque continuate a seguire questa serie. Poi non lo so se volete anche le sfide al tempo, ma non credo, però... Decimo livello, cosa abbiamo? Ah, il livello con la tigre, ok. Questa qui sarà un punto di grandi tagli e grandi perdite di vite. Quindi vediamo adesso. Eccoci qui con la nostra tigre. Vai pura, è il tuo momento. Allora col cerchio, con pura, come potete vedere, c'è l'accelerazione pazzesca, però che vi sconsiglio altamente. Per farvi pensare, io questo livello lo portavo sempre a massima velocità fatto. Adesso non credo sia il caso, perché veramente non sono più quello di una volta. Vedete, come potete notare, anche perché credo che ci sia qualcosa di diverso. Quindi quando morirò tante volte in un punto, taglio. Ma con molta calma, noi andiamo. Ok. Guardate con quanta calma sto portando avanti questa situazione. E tanto noi non abbiamo fretta, giusto? Oh! Oh mio Dio, ma come l'ho schivato quel coso! Checkpoint, per fortuna. Saltiamo. Qui stavo andando di sotto, ovviamente, come al solito. Avevo detto niente fretta, ma... come potete notare, io stesso non mi ascolto. Ai. Secondo checkpoint, meno male. Beh, vedete, metto sti checkpoint vicinissimi, perché questa parte... sembra semplice, ma non lo è, perché comunque anche questi draghi, vedo i draghi, mi fa... vi inganna. Ecco qui, benissimo, cioè proprio davanti al checkpoint vado a morire, assurdo. Non sarei così contento, vai. No, niente, la corsa è meglio non farla, perché vi fa saltare tutto. Cioè si saltano anche i tempi dei salti, diventano diversi. Qui stavo morendo di nuovo. Non morire qui, ok? Abbiamo preso i checkpoint che abbiamo saltato poco fa. Prendiamo tutte le scatole. Qui mi ricordo benissimo, bisognava fare un piccolo sprint per distruggere. Ma io una maschera non la posso avere. Un Aku Aku ci vorrebbe qui. Almeno per non morire subito. La stessa cosa sarà con Dingo, perché Dingo è veramente complicato da battere, almeno per quello che mi ricordo. Assurdo, veramente. Ok, siamo riusciti a prendere finalmente il gioiello, siamo morti un migliaio di volte in quel punto, tremendo, veramente, ma come si fa? Io questo gioco ci giocavo da bambino e da grande adesso non riesco a giocarci, pazzesco. Ok, abbiamo capito, pura, ti vogliamo bene. Ok, andiamo, perché dobbiamo sbrigarci, che adesso c'è il boss finale. Ok, eccoci qui arrivati, siamo al boss finale, Dingo di Dial, e andiamo. Adesso il ricordo è questo qui, cominciava a sparare come un pazzo. Vabbè, non ci interessa, cosa dici? Cominciamo subito, per favore. Ok. Dovevo aspettare. Ok, ora questo qua comincia a sparare, vedete così. Dovete regolarvi con l'ombra che c'è per terra. Guardate l'ombra. Ok, ho guardato troppo l'ombra. Ho dimenticato totalmente che poi sparava su di me. Ok, guardate. Ok, non fermatevi mai. Sempre guardate l'ombra. Ok. Fatevi puntare, lo fate sparare. Poi appena distrugge un po' di questi, gli andate a saltare addosso. Ok. E uno è andato. State attenti perché poi esplode. Insomma, dovete dargli i soliti tre colpi, non vi preoccupate.
Sempre l'ombra, attenzione all'ombra. Qui bravissimo, veramente sono stato. Ovviamente sempre qui vi dico sempre, io faccio qualche taglio se muoio una marea di volte, quindi stiamo, state tranquilli. Ok, punta e spara. Punta e spara e mi faccio prendere. Vabbè, meccanismo l'avete capito, adesso vi faccio poi qualche piccolo taglietto. Ok, siamo all'ultimo colpo, attenzione perché l'ultimo colpo è il più devastante, perché comincia a sparare doppio. Ok, ed è molto molto più veloce. Inoltre vedete, mi fa sta finta. Qui stavo per crepare, ultimo colpo. Ok, scappiamo. Ce l'abbiamo fatta forse. Ok, mi sembra che ce l'abbiamo fatta. Alla grande, guardate Crash che è contento. Guardate. Avrai altro di cui preoccuparti. Fantastico, il doppio salto, signori. Finalmente l'abbiamo preso. Ce ne possiamo andare. Finalmente il doppio salto. Non sapete quanti problemi ci risolve questa situazione, questo doppio salto, veramente. Adesso prossimamente mi toccherà comunque fare qualche livello indietro per recuperare qualche vita. Io vi invito a mettere un like, iscrivetevi se non l'avete fatto, commentate che ne pensate di questi livelli e ciao a tutti da Max Black.